Sì, pronto? Andrea? Andrea chi, scusa? Rainis! Ma ciao, ma quanto tempo! Dimmi, ma io continuo a fare le solite cose, no? Blogger, influencer, adesso butta così, sta andando bene. Sì, dimmi. Beh, so che le tue terre sono bellissime. Ma allora questo è un invito? Perché no, guarda, io questa settimana ce l'ho libera. Io ti vengo a trovare. Arrivo su domani, guarda. Parto la mattina presto, pomeriggio, no. Sì. Ok, va bene. Ci vediamo allora. Ciao. Ascolta, c'è anche Paolo alla riunione. Ah, perfetto, allora il vecchio trio si riunirà. Ciao, un abbraccio. Ciao. Decido così di partire alla scoperta di Tolmezzo. Di macinarmi questi 400 chilometri per raggiungere i miei ex compagni di università che vivono in Carnia, piccola regione nella regione Friuli Venezia Giulia. Realtà completamente diversa da quella a cui sono abituato. Alex! Ciao Paolo, Andrea! Ciao quanto Alex! Tempo. Dopo tanto tempo a Tolmezzo! Sempre in gamba, sempre in forma, eh? Sì, conserviamo bene, sì, eccetto sì, un po' di peluria bianca che non manca a tutti e tre. È vero. Che bella giornata, che bel sole che c'è, eh? Che contento di vederti, non sì, sei cambiato sì, di un millimetro. Ah, grazie. A posto. Si vede che la mia attività mi rende giovane. Senti un po', sai che dovevamo vederci domani, purtroppo mi è capitato un piccolo guaio, un impegno inderogabile e non ci possiamo vedere. Però guarda, non ti preoccupare, tu domani mattina vieni qua che fanno un bel mercatino. Buon, Andrea, Paolo, sapete che io sono abbastanza un gruppo solitario, quindi mi sta benissimo partire da solo per visitare le vostre terre. Facciamo come ai vecchi tempi, andiamo a berci un bicchiere di vino. Dite Thai voi, no? Un Thai. Direi proprio di sì. Andiamo, c'è il vino di Carola. A quest'ora al banco del formaggio me la faccio, che avevo già... Mi hai beccato ad assaggiarlo. Io mi chiamo Alessandro, Alex per gli amici. Marco. Adesso che si fa luna ho detto facciamo un passaggio. Sì. Ma a me? Io vorrei assaggiare, visto che siamo in una località caratteristica, qualche formaggio vostro proprio della zona. Quindi, non so, a te la Allora, la a parte che tutto tipico abbiamo tutte le nostre latterie. Quindi parliamo di Enemonzo, Sutrio, Ovaro e Malghe. Però ti farei assaggiare un bel Sutrio semistagionato. Ok, mi fido della tua professionalità. Sì. 7-8 mesi in cantina da me. Un profumo. È veramente squisito, eh. Sono quasi commosso, mi viene quasi da piangere. Sei un commerciante, quindi commercio e basta, oppure ti occupi del formaggio, non so, in qualche sua fase, la produzione? Io mi occupo dalla sua nascita alla maturazione, ovvero lo porto da 2 mesi fino a 2-3 anni. Sei un personal trainer, insomma. Un personal trainer del formaggio locale, solo locale. E dove? Io sto a Feltrone, in cantina semi-interrata. Super per stagionare. E affini con varie tecniche il formaggio? E lo affino. Lo porto a maturazione.
Ma sai che per me è sempre una cosa che mi ha sempre incuriosito, l'attività sia del Malgaro che quella del fare il formaggio in una qualsiasi latteria, insomma. Se ti paga una curiosità e vorresti venire a vedere, vieni a trovarmi. Beh, è un invito? Sì. Ovviamente immediatamente accettato, perché in questi giorni girerò parecchio la Carnia, sono venuto a trovare un amico di università, però del tempo libero, lui mi ha dato dei suggerimenti e accetto anche il tuo. Quindi, allora guarda, ti aspetto? Sì, 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 anche oggi pomeriggio. Bene. Non ti preoccupare che... Sì, sì. Ti aspetto. Ok, ciao. A pomeriggio. Ciao. Ciao. Lasciato Marco, su suggerimento dei miei compagni, decido di fare un ulteriore stop, visitare il mitico Beppo Lipani, uno dei pochi che ha deciso di vivere con solo ciò che la natura può dargli, in una località difficilmente raggiungibile, ma di rara bellezza. Lui è un casaro che ancora lavora alla vecchia maniera, e seguendo la tradizione, produce solo due forme di formaggio e ricotta al giorno, che vanno a ruba. Beppo, ti ho visto, sì, all'opera e devo dire che sei un vero maestro. Mi hai dato dei dettagli sulla lavorazione del formaggio che mi sono stati veramente utili. Quindi mi hai aperto un punto di vista nuovo. Già che ci siamo, però, vedo questo posto incantevole. Mi ispira, devo dire che mi ispira la Carnia. Respiro come, percepisco come una pace, una calma. Il tempo torna ad assumere il suo valore. Io quello che ti voglio chiedere, questo è veramente un posto incantevole, ma un po' lontano dalla civiltà. Come ti trovi tu qua? Beh, insomma, non è che mi trovo male, sono un po' abituato, allora senz'altro per uno che non è abituato qua non è facile. Per me, insomma, che sono qua, mi sono abituato e vado avanti così, insomma. D'estate sono felicissimo, però d'inverno... D'estate, senz'altro, si sta bene, d'inverno è un po' più dura, purtroppo sono i disagi d'inverno, il ghiaccio, la neve e tutto, purtroppo c'è dei problemi più grossi. Il reputo comunque è molto importante che tu resti qui, sai, perché... Ma è per questo un po' che il discorso che... Anche la nostra generazione, i giovani, purtroppo non è che siano tanto favorevoli a questa vita. A questa vita qua, quindi esatto. C'è questo spopolamento. Tu andresti a vivere altrove? Oddio, sto bene qui finché cioè, ci si arrangia. Cioè, diciamo tipo anche l'età adesso avanza, i problemi sono più cose, allora... Cioè dopo cominci a avere dei problemi un po' più grossi, allora se sei in posti un po' più comodi... Hai più comodità. Senz'altro sei più difficile. Io ti chiedo, cosa ti manca qui? No, non è che manchi niente come mancare. Però uno che è abituato ci può vivere, uno che non è abituato oggi, col sistema di vita di oggi, che siamo andati verso il meglio, secondo me, è difficile che uno riesca a vivere in montagna sempre. Qua uno può dire scendo giù vado a prendere il pane, che sono quelle cose di una volta che mantengono il loro fascino, cioè, io sono contento che tu stia qua, mi dispiace sentire dalla tua voce che i giovani ovviamente preferiscono il comodo, purtroppo è la realtà, l'orario di lavoro finisce alle 6, puoi andare al bar, e quindi pian piano
magari uno torna indietro, magari si adatta a una passione, pian piano qualcosa insomma si può recuperare, ma speriamo, perché questa terra merita molto, esatto, molto di più. Di quello che c'era è un po' difficile a tornare, perché il bosco purtroppo avanza se non lo tieni tagliato quello con l'altro, se non tieni falciato bene. E qua proprio è, tenuto sembra sì. Però anche comunque così, poi la vita in montagna è bella in un certo senso, perché vivi bene, vivi all'aria buona, vivi quello con l'altro, però bisogna non hai la frenesia della città. Devi accettare un po' i disagi, no? Purtroppo se vai in città sono altri disagi, qui sono altri. C'è sempre il rovescio della medaglia. Esatto, no? Esatto. Quello. Ognuno sceglie dietro che la vita va. Va bene. Beppo, è stata un'esperienza unica e io ti ringrazio. Di niente. Ciao. Ciao. Quest'oggi sono la volta di Sauris, unicum fatto di luoghi incantati, bellezze naturali, eccellenze gastronomiche, gente simpatica e ospitale. Ora, la fame e la sete si fanno sentire. Dopotutto, a stomaco pieno, si ragiona meglio. Quale miglior luogo per placare la mia voracità se non un prosciuttificio? Mi ha incuriosito moltissimo questo fiocco. Mi spiega che cos'è? È una specie di bresaola fatta con la carne di maiale. Si presta benissimo per dei piatti freddi o anche l'affettato normale. Perfetto, e vorrei assaggiare anche il vostro rinomato e pregiatissimo prosciutto di Sauris, che mi pare ha una caratteristica. È leggermente affumicato. Quindi si discosta da quelli... Da tutti gli altri prosciutti. Facciamo un litro e mezzo, dai. Senti, data l'ora, è troppo chiederti un assaggio per te. No. Adesso facciamo. A lei, signore, grazie mille. Grazie. Buona giornata. Dopo il pranzo, una bella passeggiata. Ma che arsura! Ci fosse una buona birra fresca. Permesso. Buonasera. Buonasera, buonasera a lei. Prego. Niente, io sono qua di passaggio, facevo una passeggiata e ho visto questa splendida birreria. Ha per caso da dedicarmi 5 minuti del suo tempo? Ah, assolutamente sì. Allora, intanto... Allora presentiamoci, io sono Alessandro, Alex per gli amici. Io sono Slavis, tanto piacere. Che bel nome, un po' difficile da pronunciare. Non è il nome tipico saurano, sicuramente, no? Intanto ben arrivato alla Jar & Beer. Io ti ringrazio. Che tipo di birra fate qua? Allora, noi facciamo la birra dal 2000, diciamo, 99 ha aperto il birrificio. E da quella volta che ha aperto il birrificio, ha cominciato con 4 tipi di base, che è una bionda, una rossa, quindi le due classiche, e poi due particolari, che è una alla canapa
e una affumicata che l'ha fatta per i prodotti VOP, che sono tutti affumicati. Venga, venga, te le offro una birra. Vediamo, vi faccio assaggiare. Questa? L'American Pale Ale, l'acqua. Quella è con alta fermentazione. Giusto, imparo per in fretta io. Alta fermentazione e quattro lupoli americani. Sono birre che adesso vanno tanto anche di moda, sono birre più corpose, più lupolate, con qualche grado alcolico in più. Anche questa è pastorizzata, scusami una domanda. No, noi facciamo birra che non è filtrata, non è pastorizzata, ma soprattutto birra che non ha conservanti dentro. Questo è un valore aggiunto. Sì, avete sì, due sì, ottimi prodotti, insomma, service, non vi manca né da bere né da mangiare. Scendendo a valle, di ritorno da una magnifica giornata in compagnia di gente unica, mi fermo di villino. Incontro qui Elena, giovane imprenditrice, che ha deciso di rimanere a vivere in Carnia per dedicarsi alla sua passione, l'agricoltura. Ciao, io mi presento, sono Alessandro, Alex per gli amici. Elena, piacere. Elena, tu sei di qui? Sì, sono di qua, di Villa Santina. Sei giovane, quanti anni hai? 25. Come mai hai fatto una scelta così coraggiosa in questi tempi, no? Sono tutti che scappano da attività come queste. Per passione della carne, della montagna e per anche comunque rimanere all'aria aperta. A me non piace rimanere chiusa in ufficio, quindi ho cercato comunque un lavoro che mi piacesse, che mi desse soddisfazioni e che comunque potessi stare all'aria aperta. Ho capito. Quindi tu hai preferito scegliere il cuore piuttosto che la comodità, insomma, è una scelta di cuore. Sì, di felicità, sì. Perché sì, io ho visto, sai, ho conosciuto tanta gente nei bar in questi giorni e ho capito che c'è un passato di grande artigianato qua, ma ultimamente i giovani preferiscono fare la scelta della fabbrica, dove tutto è stabilito, hanno gli orari precisi, possono andare a fare la spesa, evidentemente quando vogliono, possono andare a bere quando vogliono. Tu hai un'attività che sicuramente ti terrà impegnata dalla mattina alla sera, forse anche di più. Anche di più. D'estate anche alle 4 mi alzo e vado a letto anche dopo le 10, quindi sì. È un'attività un po' più impegnativa, di un lavoro dipendente, però a me dà molte soddisfazioni. È un'azienda agricola biologica di ortaggi, quindi per me è molto importante anche questa scelta di soddisfare il cliente. E a me questo appaga tutte le ore lavorative che faccio in una giornata. Non te ne andresti mai da qui? No, non mi manca niente. Se tu avessi un bimbo o una bimba, vorresti che condividessero le tue scelte, le tue passioni per questa attività, oppure vorresti che andassero a vivere altrove? Ma io gli augurerei come ho fatto io, la mia felicità. Sì, tanto per dare un esempio, insomma, agli altri, no? Giusto? Sì. Allora, è una risposta saggia da parte di una futura mamma, mi auguro. Senti, mi avevi promesso di mostrarmi il tuo campo. Sì. Andiamo a vedere un qualcosa? Sì, volentieri. Dire della giornata di ieri. Mi pareva di essere stato catapultato in un altro mondo. Se penso a Milano, la mia città. Ed è proprio a questo proposito che voglio raccontarvi la storia di due persone che hanno lasciato proprio Milano per vivere in Carnia, a Oltris, borgo autentico, e dedicarsi alla loro arte. Allora, Nadia e Sergio, io vi ringrazio per avermi invitato a salire nel vostro studio, è stata veramente una sorpresa, sono estasiato a vedere queste opere, cioè, sembrano fumetti ma sono vere e proprie opere, quindi io vorrei che tu mi spiegassi un po' come lavorate, perché mi hai anticipato che
Queste sono opere fatte a quattro mani, quindi la Nadia ti ha seguito perché fate lo stesso lavoro, quindi io ho già capito questo, no? Quindi in cosa consiste questo lavoro? Io ho visto anche che fate delle bamboline in ceramica, molto interessanti. Ho buttato l'occhio e ho visto un'agenda della Comics, quindi penso insomma che... Sì, sì, il nostro lavoro è vario e in continua evoluzione. Noi siamo partiti dai Podmore, che sono le nostre creaturine, mm-hmm. e poi da quelle abbiamo cominciato a fare delle cose sempre più grandi, quindi le tele. Lavoriamo proprio a quattro mani, perché sono le nostre due anime. Io sono trentino. Ah, trentino? Sì. Sì. E io invece di Udine, di origine di qua. Ah. Sì, dopo ci siamo andati a lavorare a Milano, sì, per 20 anni. E dopo questi 20 anni vissuti a Milano abbiamo deciso di venire qua. Allora un po' di radici, adesso le comprendo, sì, c'erano, però avete avuto modo di fare un confronto. Sì, sì, abbiamo avuto modo di vedere i due modi di vivere e poi prendere la nostra decisione su dove volevamo stare. Potevamo lavorare ovunque e quindi abbiamo detto: ma perché lavorare in un appartamento sullo stradone con l'ambulanza che passava, quando possiamo andare dove vogliamo, avere degli spazi ampi, avere la natura, circondati dalla natura e non dai parchi, qua non eravamo mai stati, no. È stato un destino, sì. L'abbiamo vista questa casa, abbiamo detto sì, è lei. Siamo in pochissimi abitanti e dico sempre che sono gli stessi della nostra scala del palazzo dove vivevamo, solo che c'è molta umanità e c'è molta unione. Allora abbiamo detto: a questo punto, sia per questioni di lavoro ma anche per le nostre figlie, ma era anche un modo di farle fare una bella infanzia. Ultimissima domanda: vorreste che vostra figlia, adesso ne è arrivata un'altra? Sì, ne abbiamo due. Vorreste che condividessero la vostra scelta, che vivessero in un futuro qui? Cosa ne pensate? Allora questa domanda ce la siamo posta. Dal nostro punto di vista, quello che cerchiamo di fare è far sì che mettano delle radici profonde nel territorio, e perché poi penso che se dopo un giorno se ne andranno via, poi queste radici rimarranno qua e saranno stimolate a tornare. Sciate via, anche se non sei magari capace di sciare. Una rotolata. Alex, allora com'è andata questa settimana in casa? Entusiasmante, guarda, cioè proprio non potevo aspettarmi nulla di meglio di quello che ho trovato, proprio bellissimo, cioè ho conosciuto gente simpatica, mi sono fatto un'idea di quella che è la vostra società, poi ho scoperto che bevete bene e mangiate meglio. Quindi, guarda, io sto pensando, visto che siamo vicini a Natale, di tornare qua a fare una scappata, quindi non passeranno altri 15 anni. È a Natale, dai. A Natale. Leggerete molte cose su questa mia esperienza, dai. Stupefacente questa terra, capace di colpire tutti i sensi. Tornerò per vedere altro. Questo è stato solo l'assaggio di una nuova avventura. Ho capito che almeno in Carnia l'essenziale è visibile agli occhi.